Benvenuti ad una nuova puntata del Libro di Melma. Oggi è Natale, siamo tutti più buoni, tranne me. Demoliamo tutti quanti insieme Beauty and the Cyborg, un capolavoro. Prendiamoci infatti qualche momento per ammirare la splendida copertina. Come potete immaginare, è un retelling della Bella e la Bestia. Ottima idea, infatti ce ne sono pochi in giro, ma anche la scrittrice Miriam ha voluto dare il suo contributo. Però voglio dire due cose positive su questo libro. Ah, innanzitutto non vi arrabbiate, soprattutto l'autrice, no, che non si arrabbi perché l'ho pure comprato questo libro su Kindle. Quindi per favore ti ho pure dato dei soldi. Le cose positive che volevo dire è che questo è uno dei pochi libri di Melma in cui non ci sono cose sessiste, innocuo, diciamo trash, ma innocuo e anche piuttosto divertente, ma per motivi involontari, devo dire la verità. L'altra cosa positiva, sinceramente, me la sono scordata, quindi andiamo avanti, partiamo subito a bomba. Il mondo in cui ci troviamo è un mondo distopico in cui l'elettricità, non c'è più, non c'è più a seguito di un blackout. E l'autrice ci descrive questa drammatica situazione così. Perciò, come il sangue che scorre silenzioso nelle vene, la maggior parte degli equilibri mondiali, quelli che pulsavano alimentando il cuore del mondo, dipendevano tutti dalla corrente elettrica. Gli equilibri che pulsano? Interessante come metafora. Vediamo cosa pulsa. Allora, pulsa il cuore, pulsa il sangue, pulsa un muscolo, pulsa una luce intermittente. Cosa non pulsa? Sì, le cose astratte come l'equilibrio, ecco, quelle non pulsano. Preparatevi perché le metafore in questo libro sono tutte così, non hanno un vero e proprio senso figurativo, perché ricordiamo che le metafore sono delle immagini che l'autore deve creare nella mente del lettore e non cagate a caso. Quindi la perfetta armonia di elettroni che regnava sulla Terra si è spezzata, l'asse terrestre si inclinò. Strano, io credevo che l'asse terrestre fosse già inclinato, che poi è anche il motivo per cui nel mondo, a seconda di dove sei, ci sono delle stagioni diverse. L'asse terrestre si inclinò e di conseguenza la Terra venne oscurata da un blackout assoluto. In particolare viene detto che il campo magnetico si è rovesciato, cioè il polo sud magnetico è diventato il polo nord, e quindi c'è un modo per fare l'elettricità che è attraverso un sistema invertito, dato che il campo magnetico si è rovesciato. Ma lo conoscono questo metodo solo alcuni, ovvero i più ricchi, che di conseguenza hanno preso il controllo del mondo. Allora, lo so che quello che ho appena detto scientificamente non ha nessun senso, ma non dovete cercare delle basi solide. Non ce ne sono, non ce n'è. Come avete capito, l'autrice non sa neanche che l'asse terrestre è inclinato, quindi è inutile. Cioè, prendetelo come un fantasy. La scienza non c'entra, va bene? Non è neanche fantascienza, è proprio immaginazione sfrenata che ignora qualunque legge della fisica, d'accordo? Quindi non giudichiamo per questo. Andiamo avanti. Nella regione dove vive la nostra protagonista, che si chiama Bellatrix Spark, c'è una capitale che si chiama Elettra, la città di luce, dove appunto c'è la luce, c'è la corrente elettrica, mentre nel resto dei distretti, che le sono praticamente schiavi, non c'è, è stata bandita, non c'è l'elettricità e anzi è illegale provare a far tornare l'elettricità, anche se, come abbiamo capito, c'è un modo per farla funzionare, ma è riservato soltanto ai più ricchi. Al resto della popolazione viene negato perché viene detto che è molto pericoloso. In realtà è una scusa semplicemente per avere il privilegio dell'elettricità. Il resto dei distretti quindi sono praticamente degli schiavi che sono costretti a lavorare, sì, è anche un po' Hunger Games, e a rifornire la capitale dei merci, valori, schiavi e altra roba. La protagonista appunto fa parte di uno di questi distretti che viene chiamato Nido di Spine, ed è scappata da questo specie di campo di concentramento, prima di tutto perché lei faceva esperimenti per cercare di ricreare l'energia elettrica, non è dato sapere che tipo di esperimenti facesse e tra l'altro pare che lei non sappia assolutamente un cazzo sulla corrente elettrica, quindi che lei sia ricercata perché fa esperimenti con la corrente elettrica è assolutamente inverosimile perché lei non ha idea di come funzioni e per tutto il libro non dà alcuna prova di avere delle conoscenze scientifiche che possano essere utili per ricreare l'energia elettrica. Quindi questa cosa che ci viene detta è soltanto per dire che lei è super trasgri, è ribelle, è evasa appunto dal nido di spine, eccetera, eccetera. Allora, questi distretti, questi campi di concentramento di cui ho parlato, sono sorvegliati dai cyborg.
Allora, i cyborg vengono descritti così, pericolosi certo, ma privi di intelligenza. L'immaginario comune li crede in parte umani e in parte robotici, ma gli umani non possiedono cuori così vuoti. Cioè l'acqua è bagnata, ma dai, è chiaro che i cyborg devono essere ontologicamente più freddi degli umani, forse perché sono metà macchine, forse. Ora, di frasi del genere ne troviamo a bizzeffe, perché questo libro è lunghissimo inutilmente, cioè è lungo 400 pagine ed è pieno di Capitan Ovvio. Vabbè, i cyborg oltre a questo hanno gli occhi laser, che abbiamo visto nella splendida copertina di prima, che usano per ferire i prigionieri che non lavorano abbastanza e vabbè, eccetera, eccetera. Allora, vi faccio notare questo dettaglio che può sembrare apparentemente inutile, ma capirete dopo perché è importante. Allora, in questa foresta dove lei è, perché lei è scappata appunto e vaga nella foresta, ha anche una casa sull'albero dove è il suo rifugio, diciamo. Una casa sull'albero. Sì, come The Selection di Kira Kass, che tra l'altro secondo me questo è il retelling di The Selection, non è il retelling della Bella e la Bestia, perché ci sono tantissimi punti di contatto. In questa foresta dove lei sta, incisi sugli alberi, ci sono dei simboli, in particolare il simbolo della rosa uncinata della città da cui lei proviene, cioè il nido di spine. Questo simbolo ce l'ha anche tatuato sulla spalla destra, come vediamo anche nella splendida copertina. Perché ci sono queste incisioni sugli alberi? Sono i fuggiaschi che tentando di scappare dal nido di spine e rifugiandosi nella foresta incidono il simbolo della loro gente perché evidentemente vogliono essere scoperti, perché che cazzo sei un evaso, non lasci segni dove vai, no? Tra l'altro lei dice che scrivono questa, che fanno questa incisione perché è sinonimo di ribellione, diciamo. Tipo i tag sui muri. Peccato che uno, questa rosa di spine che vi hanno affibbiato è esattamente il simbolo della vostra oppressione, visto che a tutti i cittadini viene fatto questo tatuaggio sulla spalla. È come quando gli ebrei venivano marchiati, non ha senso che loro lo interpretino come segno di ribellione. Comunque, vabbè, la stupidità regna sovrana. Questa cosa ve la sto dicendo soltanto per dirvi che il simbolo della rosa non ce l'ha solo lei, ce l'hanno tutti quelli che vengono dal nido di spine. Allora, lei vive in questa foresta e una mattina si fa il bagno nel fiume e succedono un sacco di cazzate. Allora, innanzitutto la scopre, lei si sta facendo il bagno nel fiume e la scopre un uomo, anche lui col tatuaggio, sinonimo del fatto che anche lui proviene dal nido di spine ed è scappato, e la estrae dall'acqua come un orso quando pesca il pesce Cheat. Quindi la protagonista è un salmone. Bene. Questo qui penso che voglia mangiarsela, visto che continua a fiutarla come un segugio. Di conseguenza, lei è in pericolo, ma arriva un cyborg a salvarla. Così a caso. Lei non si fa troppe domande sull'identità di questo cyborg e scappa, ma lascia gli stivali sulla riva. Dettaglio importante perché quando ritorna alla casetta sull'albero, a raccogliere le sue cose perché lei capisce che la zona non è più sicura, quindi se ne vuole andare, li ritrova lì. Cioè, ritrova lì gli stivali. Neanche pagina 2 e già abbiamo lo stalker praticamente. Ottimo. Lei ha una reazione pacata. Le mani iniziano a sussultare frenetiche. Le mani non tremano, le mani sussultano. Retorica ne abbiamo? Vabbè, lei se ne va senza neanche guardare gli stivali. Cioè, non lo so, ti arrivano degli stivali, guarda, ispezionali, vedi se c'è qualche cosa che non va, no? No? Ma lei in testa non ha nulla, quindi se ne va. E inizia un pippone sul fatto che lei conduce una vita da nomade, cioè abita sola da non so una settimana, comunque lei è scappata da qualche giorno, qualche settimana al massimo, e già vita da nomade. Vabbè, cioè non so, ha più vita da nomade un fuorisede, sinceramente, che lei. E poi dice questa frase: credo che una persona scomparsa si ritrovi sempre nei luoghi in cui ha vissuto. Boh. Adesso che non ci sono, adesso che non abito un posto, adesso che abito solo dentro me stessa, dove mi cercheranno? Cosa sei diventata? Una tartaruga che ti sei ritratta in te stessa? Dove sei andata ad abitare dentro te stessa? L'indomani un altro spettacolo assurdo ci aspetta, perché lei, sempre nella foresta in cui sta scappando, incontra un cyborg donna e un orso che stanno combattendo. Ed è subito The Revenant, no?
Allora, questo corpo a corpo non ha il minimo senso perché se ci riflettiamo, i cyborg hanno gli occhi laser, di conseguenza possono benissimo combattere a distanza, anzi dovrebbero proprio evitare il corpo a corpo perché se possono ferire a distanza non ha nessun senso che vanno sotto, soprattutto se stai combattendo contro un orso che può staccarti la capoccia. Ma anche qui forse è anche inutile far partire un istantaneo Find Logic, lo stiamo anche sprecando. Comunque l'orso, sentite qua che cazzata, strappa il braccio con un orecchio al cyborg. E voi direte, come fa a staccare questa parte qua? Cos'è, Masterchef che fa un taglio perfetto e lascia intatto il braccio con l'orecchio? Cioè, se stacchi un arto, di solito si stacca alle congiunture, non è che fai, appunto, come dicevo prima, non sei un chirurgo plastico, sei un orso. Quindi se stacchi qualcosa, dai una mozzicata o comunque lo stacchi con gli artigli, cioè fai un po' un macello. E invece no, l'orso dà una mozzicata, un'artigliata, non si capisce, e arriva sto pezzo di cyborg tra i piedi della nostra Bellatrice che sta osservando lì da lontano, sta facendo la voyeur e sta guardando. Lei decide di prendere questo pezzo di cyborg perché forse le potrà servire a qualcosa. A cosa? Cioè, a cosa ci può servire? Non si sa. E prende questo braccio e decide di testarlo. Lo punta verso un albero per provare cosa succede. Ma cosa succede se l'unica arma dei cyborg sono i laser dagli occhi? Ti sembra un occhio? No, è un braccio, quindi che cosa vuoi che succeda? Vabbè, preme un pulsante che c'è sul braccio e io mi sono subito immaginato Buzz Lightyear, perché cioè, che ci vuoi fare con un pulsante sul braccio? Sono Buzz Lightyear. Vabbè, niente, lo punta verso l'albero, non so a cosa si aspettava questa deficiente, forse che partisse la ragnatela di Spider-Man, non ne ho idea. Comunque punta il braccio del cyborg verso l'albero, premendo il pulsante e per tutta risposta viene sbalzata via da una forza invisibile che la fa cadere giusto giusto in una trappola. Allora, a parte che come? Cioè, nel senso, premi un pulsante che ti sbalza via, che ti fa il rinculo? Interessante, un'arma veramente interessante. Ti vuoi levare da una situazione imbarazzante, premi il pulsante e rinculi in un altro pianeta. Interessante. E poi cade appunto in questa fossa che lei aveva già visto pure prima perché è il classico tappeto di erba finta che se non vedi ci cadi dentro. Ora, non chiedetemi come e secondo quale logica della fisica, appena lei cade dentro la fossa, si inclina un albero. E voi direte perché c'era attaccata una corda, era la trappola quella a corda? No. No, non c'entrano niente perché questa qua si fa capire che è una fossa, semplicemente una fossa all'interno del terreno, quindi in che modo è collegata all'albero che si inclina? Per me non ha senso. Comunque, nel frattempo si attiva la ricetrasmittente che c'è nell'orecchio braccio del cyborg. Suona perché ogni volta che qualcuno cade dentro le trappole, lo comunicano ai cyborg che così possono andare a recuperare i prigionieri nelle trappole. Lei allora cerca di depistarli imitando la voce del cyborg, facendo una voce cheat priva di slanci emotivi. Perché è ovvio, i cyborg non è che sono persone con le corde vocali umane a cui hanno attaccato pezzi meccanici. No, no, i cyborg sono Robocop. Vabbè, comunque è tutto ridicolo. Non è che fai la voce priva di slanci emotivi e sei diventata una macchina, cioè nel senso, anche quando rispondete al telefono alla Vodafone che vi chiama per la 700ª volta, siete privi di slanci emotivi, questo non vi rende la voce meccanica. Lei comunque fa finta di essere la cyborg, dice di aver catturato Bellatrix e Spark, ma che si trova dalla parte opposta in cui sono loro, cioè oltre il fiume, perché così li porta altrove per prendere un po' di tempo. Tutta sta parte è inutile perché nell'esatto preciso momento in cui riaggancia arriva un cyborg, tutto molto poco chiaro, e dice adesso morirai e incendia l'albero che si era inclinato e che era caduto proprio quasi sulla fossa. Quest'albero incendiandosi ovviamente cade dentro la fossa a fuoco mentre va a fuoco, e lei purtroppo non muore soffocata, come tra l'altro dovrebbe succedere, ma l'albero che cade nella fossa, anche qui non facciamo delle domande, apre cadendo dentro il terreno, apre un varco. Doesn't make any sense at all, ma andiamo avanti. Apre un varco che rivela dell'acqua.
Lei, ma non una pozzanghera, proprio una piscina, cioè proprio acqua, capite? Come se fosse un cunicolo, non so come dirvi, un cunicolo pieno di acqua, non so come spiegarvi. Comunque lei inizia a scavare per farsi spazio, scava, scava, poi cade nell'acqua, si tuffa, Tania Cagnotto, inizia a nuotare, finisce in un tunnel, è diventata nel frattempo Lara Croft perché si arrampica su una scaletta mentre in questo tunnel illuminato a giorno perché ci passa la corrente elettrica, passa un treno, lei si salva aggrappandosi alla scaletta e scopre che questo è un tunnel sotterraneo che porta la merce dai distretti a Capital City, ah no, scusatemi, alla città di luce, che è Capital City. Come dire, una scena d'azione un po' forzata, ma proprio un pelino. Ovviamente tutta questa parte non ha nessun senso, cioè se ti cade cioè ti cade un albero incendiato dentro una fossa di terreno che ti apre un varco che spunta in una fossa d'acqua in cui tu ti tuffi e poi spunti in un tunnel, ma che cazzo stai dicendo? Ma dove? Una delle scene d'azione più brutte che io abbia mai visto, perché non esiste al mondo una cosa del genere, cioè neanche nei film d'azione più luridi. Vabbè, comunque lei decide di seguire questo tunnel che praticamente sopra ha delle botole che attraverso i simboli delle città indica la destinazione. Per esempio, ne trova uno con il nido di spine. Che coincidenza, no? C'è un bivio, uno ancora illuminato che conduce appunto alla città di luce, e l'altro non illuminato che evidentemente conduce ai distretti, e lei appunto trova la botola per andare nel nido di spine. Che ragazza fortunata! Tra l'altro, io non ho capito perché lei va a casa sua, cioè era evasa, è ricercata, dovrebbe essere il primo posto dove la vanno a cercare. Vi ricordo tra l'altro che lei furbissima, poi alla Alarice trasmittente ha detto proprio il suo nome. Comunque niente, lei inspiegabilmente arriva a casa sua perché non vi ho detto che lei ha una famiglia composta dalla madre che è morta per mano dei cyborg, che l'hanno bruciata con gli occhi, lei ha questo ricordo nella mente, il padre che praticamente è uno zombie, con nonna e le sue cugine. Lasciamo perdere questo momento familiare perché è completamente inutile. E niente, nel mezzo di questo momento di reunion praticamente familiare, e si sente, lei incomincia a sentire un ronzio. Questo ronzio sarebbe un localizzatore che lei trova sotto la suola dello stivale, stivale che lei non aveva ispezionato precedentemente, e sopra il quale c'è scritto LOX. Quindi c'è un localizzatore, a parte che parliamone, ma chi cazzo mette i localizzatori con scritto il nome di chi ce l'ha messi? Cioè, partiamo da questa cosa. Il localizzatore non fa rumore, cioè non inizia a ronzare per avvertirti che ti hanno trovato, cioè semplicemente non funziona in questo modo. Find logic, find logic. Vabbè, scappa inseguita dai cyborg che nel frattempo sono arrivati. E disegnano sulle sue scapole ali di sangue per intendere che le stanno bucherellando la schiena con i laser. Comunque lei scappa, 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 arriva al tombino da cui era riemersa e apre la botola e ci cade dentro. E attenzione, colpo di scena, per la prima volta in tutta la mia vita atterro su un treno. Come per la prima volta, perché è una cosa che succede abitualmente durante il corso della tua vita, atterrare su un treno, no, lo fai una volta e basta, quindi Miriam, che cazzo scrivi primo? E poi, ma per piacere, cioè cadi sul treno che tra parentesi parte nel momento stesso in cui arriva lei. Cioè pensate un po' che coincidenza, stavano aspettando lei. Tra l'altro non solo il treno parte così lei fugge verso l'orizzonte, ma il treno, guardate un po', si ferma anche nel bivio, che è quello che porta alla città di luce o agli altri distretti. Guarda un po', si ferma proprio in quel punto. Peccato che il treno non è che è il tram che fa le fermate, cioè il treno sa benissimo già dove andare, non è che si ferma ai bivi e il macchinista sta lì a pensare alla direzione da prendere, lo sa già dove deve andare. Ma ovviamente questa ennesima boiata l'hanno fatta soltanto perché è il punto dove deve scendere lei, perché l'autrice voleva che la tizia andasse alla capitale. Non appena lei riemerge dalla botola che dovrebbe portare a Elettra, però la acchiappano due tizi poco raccomandabili, che non hanno nessun senso per la narrazione, sono solo degli strumenti, il gatto e la volpe, che la caricano su un treno insieme a delle altre ragazze. Si scopre, ragazzi, sto andando velocissimo perché in questo libro succedono tantissime cose, quindi cioè non posso soffermarmi, anche se vi giuro che ci sarebbe da sparlarne per ore e ore.
Allora si scoprono che queste ragazze provengono da altri distretti. Altri distretti ovviamente poveri, come il Nido di Spine, e che sono lì perché devono essere scelte per diventare delle schiave di corte, però, quindi non delle schiave normali, ma delle schiavi nel palazzo, perché ovviamente c'è la monarchia, questo non ve l'ho detto, monarchia che però a sua volta è controllata dai droni, cioè i cyborg e la monarchia sono due cose leggermente diverse perché anche la monarchia è spiata dai droni, diciamo che quindi il potere è più tecnologico, quindi la monarchia è un po' il fantoccio, diciamo. Questa cosa è vaghissima e spiegata male, però prende così per buona. Comunque, 10 di queste ragazze che sono state catturate, anzi, in realtà solo lei è stata catturata, il resto delle ragazze è lì. Non vorrei dire di loro sponte, però quasi. Comunque, sono ben contente perché nei loro distretti morivano di fame, giustamente. Quindi, sperano di andare a corte. Per quanto possano essere schiave, almeno avranno una condizione di vita migliore. Ecco, la nostra protagonista, ovviamente, è indignata da questa cosa perché per lei la libertà è sacra, certo. Ma vaffanculo. Però prima appunto devono essere selezionate. Questa selezione avviene nel deserto perché Elettra è circondata dal deserto. Quindi prima di farle entrare le devono preparare, insomma, perché le sceglierà la principessa. Arriva quindi una squadra di sezionatrici, cioè nemmeno selezionatrici, sezionatrici, che a casa mia in italiano vuol dire una che fa a sezioni qualcosa, quindi mi immagino che le faranno a pezzi, forse c'è un risvolto horror alla Saw, e invece no, perché fanno la pigmentazione, spero che voi siate seduti. Allora, la pigmentazione funziona così, che praticamente ti spara flash, no? Come in Men in Black, e solo che al posto di farti perdere la memoria o di rincoglionirti, ti cambia il colore degli occhi. E voi direte perché il sogno di tutte le autrici dei libri di Melma vige una divisione in caste per colore degli occhi. Cioè, se tu hai occhi chiari, appartiene alla nobiltà. Se ce l'hai un po' ibridi, diciamo, un po' verdi, verdini così, appartieni a... No, ragazzi, io non ce la faccio, non ce la faccio a dire queste cazzate. Comunque, diciamo, la classe intermedia. E invece, se ce l'hai castani o neri, sei uno schiavo, sei un povero plebeo. Che stiamo dicendo? Vabbè. La protagonista, purtroppo, ha gli occhi verdi, anzi, ce l'ha nocciola, quindi un po' castani e un po' verdi, e quindi viene sparaflesciata. Tra l'altro, la pigmentazione dura solo qualche settimana, perché poi si deve rifare, come un brutto tatuaggio temporaneo che fai sulla spiaggia. Le fighettano, le intrecciano i capelli, insomma, le rendono presentabili come Hunger Games, identico. Arrivano finalmente nel posto dove devono essere scelte. E arriva anche la principessa, che però in realtà arriva sotto forma di ologramma perché non si scomoda, e direi anche giustamente. I suoi capelli sono così dorati che ad ogni colpo di sole i riccioli che le sfuggono dall'acconciatura sembrano emettere scintille. Quello sguardo è una ferita nell'aria così ardente. Vabbè, comunque ve la faccio breve, lei ha anche una telecamera appuntata vicino all'orecchio perché insieme a lei dovrà scegliere il suo fratello, perché queste schiave sono destinate un po' a lei, 5 a lei e 5 al fratello, che è l'altro regnante, anzi lui è il futuro re. E ovviamente viene presa, altrimenti di che cosa stiamo parlando? Cioè il libro finirebbe qui, però viene presa per insistenza del fratello, evidentemente, almeno si fa capire così, perché la sorella invece sembra detestarla. Niente, vengono sparaflesciate con dei laser bianchi e si risvegliano direttamente nel castello le ragazze che sono state scelte. E lei si risveglia con questi pensieri nella capa. Per un attimo mi sono sentita leggera e incontenibile. Io pensavo che si fosse pisciata addosso, e invece no, incontenibile come il vento. Credo di aver urlato, ho la bocca spalancata, ma il grido è muto come quello di una statua. Ma che sta succedendo? Non si sa. A parte queste supercazzole, ci sono delle descrizioni veramente potenti, devo dire. Il pavimento è un unico blocco di marmo, ha striature che vanno dal bianco latte al nocciola. Mi ricorda il fango sotto le mucche appena monte. Che cosa? Alzo gli occhi al soffitto verniciato d'azzurro, rintraccio il luccichio del vetro ricurvo. Aspetta, allora per rintracciare qualcosa devi prima averla vista, quindi prima casomai vedi un luccichio e poi cerchi di rintracciarlo. E poi quale vetro ricurvo? È a forma di cupola
E non è dipinto come pensavo, perché riflette il colore del cielo terso all'esterno. Ma che cazzo stai dicendo? Cioè, cerco di interpretare questa supercazzola dicendo che forse la cretina vuole dire che il soffitto è a cupola ed è di vetro trasparente, quindi sembra azzurro perché riflette il cielo. Ecco, l'ordine in cui l'hai detto è sbagliato. Poi, le pareti sono lontanissime. Per dire che la stanza è grande, ti sembra adatto dire che le pareti sono lontanissime, così sembra che la stanza è lunga 36 km. Potrei sentire l'eco che ritorna indietro per almeno 3 minuti se mi mettessi a urlare. 3 minuti. Ma neanche se urli all'interno di una gola di una montagna, l'eco ti ritorna dopo 3 minuti. Ma che stai dicendo? Vabbè, comunque arriva questa seconda selezione perché una volta che sono state scelte 10 ragazze, devono essere scelte quelle che vanno al principe e quelle che vanno alla principessa. La principessa, come al solito, è descritta in maniera assurda, dicendo che ha il nasino davvero piccolo ma appuntito e all'insù, peculiarità che la rende un po' zanzara e un po' snob. Un po' zanzara. Qui c'è qualche problema per quanto riguarda il senso logico delle frasi e il senso estetico anche. Mi sono tra l'altro scordata di dirvi che la principessa si chiama Lulabelle. Sapete che io ogni tanto storpio i nomi, no, che nei libri di Melma, ma in questo caso non c'è minimamente bisogno perché sono già storpiati, no? E invece il principe si chiama Aston, che ovviamente ha il fisico scultoreo, occhi azzurrissimi, bla bla bla, noioso. Sembra Gaston praticamente, della Bella e la Bestia, appunto. Tra l'altro, lui non la sceglie come schiava, quindi significa che cioè, ci interroghiamo più che altro su chi l'ha scelta. Perché se la principessa la detesta, Aston, il principe, non la sceglie come sua schiava, quindi chi l'ha scelta? Ora, ovviamente il libro si chiama Beauty and the Cyborg. Aston non è un cyborg, quindi evidentemente c'è un altro cyborg, no? Voglio dire. Non bisogna essere brillanti per capirlo. Vabbè, dopodiché vengono congedate così dal principe. Siete tenute d'occhio con uno sguardo così severo che i suoi occhi sembrano fatti d'acido azzurro. Sappiate che non vi è concesso nulla, le stanze sono sorvegliate e infine, per chi non lo sapesse, l'ala ovest è proibita. Sapendo che, cioè, ovviamente il cyborg si trova nell'ala ovest, raga. Cioè. Dai, vabbè, vengono congedate e se ne vanno a dormire. Quello che non vi ho detto è che lei soffre di incubi. Tutti i capitoli iniziano più o meno con un incubo. Dovrebbero essere delle immagini terrificanti, paurose, e invece sono delle filastrocche veramente penose. Ad esempio, sciogli il morbo con la chiave cometa, essa libererà ogni meta. Allora, vediamo cos'è che si scioglie. Si scioglie il nodo, si scioglie un incantesimo. Cosa non si scioglie? Sì, un morbo. Allora, non è che devi fare la frase fatta e scegli delle parole che insieme non ci stanno e anzi sono addirittura cacofoniche. Cioè, non è un grumo di catarro che prendi lo sciroppo e si scioglie. Vabbè, comunque, poi lei dopo questo incubo assurdo, dove avete capito che ci sono delle parole casuali, si risveglia nella sua celletta. Allora, la sua celletta è fornita di bagno in camera, naturalmente. E di un armadio che parla, quindi proprio un bugigattolo, proprio una spelonca, perché praticamente l'armadio, e devo dire che questo è l'unico adattamento carino, secondo me, della Bella e la Bestia, è un'intelligenza artificiale, che funziona con il segnale wireless. Devo dire che questo appunto è una buona idea, cioè il fatto di trasformare gli oggetti parlanti, che ovviamente erano vittima di un sortilegio nella Bella e la Bestia, in oggetti tecnologici, ci sta. Comunque, l'armadio che lei rinomina Odette come la madre morta, le chiede se vuole delle divise personalizzate. Allora, siamo passati da una ricercata che faceva la vita da nomade, maledetta, ribelle, eccetera, alle divise con il logo del nido di spine, come se fossimo una squadra di amici. Io boh. Nel frattempo si butta nel letto esausta e vede che sotto il cuscino c'è un messaggio per lei, un bigliettino. Un bigliettino con dei versi di Shakespeare che vi risparmio e poi alla fine c'è scritto: "Spero tu sappia leggere, Bellatrix Spark". Ecco, allora questa cosa mi dà lo spunto per dirvi due cose che prima non vi avevo detto. Allora, la prima è che lei ovviamente non si presenta come schiava con il nome di Bellatrix Sparks, perché vi ricordo che lei è ricercata, quindi si presenta come Rose. L'altra cosa che non vi ho detto è che a Elettra, cioè
minaccia, lui le scrive: spero tu sappia leggere, perché Elettra è proibito per tutti sia leggere sia scrivere, persino i reali non sanno farlo. Ovviamente questa è una scemenza incredibile, perché la scrittura e la lettura sono dei privilegi che di solito le classi più potenti custodiscono gelosamente, proprio perché e le proibiscono, le bandiscono, proprio perché così solo loro possiedono quel privilegio, ma non avrebbe alcun senso proibirle per tutti ed eliminarle completamente. Cioè, queste sono le basi delle distopie, ma comunque lasciamo perdere, è così. Il biglietto è firmato con le iniziali A ed E. Lei ovviamente fa una cosa intelligente, cioè chiede all'armadio se ha visto qualcuno entrare. L'armadio le risponde che lei non vede a più di un metro di distanza. What the fuck? Cioè, l'armadio viene anche detto che deve riuscire a captare i movimenti della tizia nella stanza. Quindi come fa a non vederci ad un metro di distanza? Cioè, questa è una classica stronzata, una forzatura incredibile messa unicamente perché così l'armadio non può rivelarle chi è che entra nella stanza. Cioè, classica idiozia. Ma poi intelligenza artificiale o divise personalizzate, ti cuce, ti vestite, tutto quanto, però non ci vede, è ciecato? Il sarto orbo? Comunque, ogni schiava ha un compito, naturalmente, altrimenti cosa ci stanno a fare lì? E la principessa le affida, la affida all'elettricista. All'elettricista, cioè questa è una schiava, però le danno un lavoro impiegatizio praticamente, cioè la fanno fare l'elettricista. Ma scusate, ma non era venuta per servire la corte, a corte, cioè per stare con la principessa, no? No. L'affidano all'elettricista? Non potevano prendere un uaglione che tra l'altro sapeva fare questo mestiere? No, prendono lei. Ma che cazzo diciamo? Vabbè, comunque l'elettricista che è praticamente Lumière, infatti si chiama Loom, è un tizio biondissimo con i capelli tutti ritti sulla testa, come se, come se l'elettricista avesse preso la scossa. Che ridere, cazzo. Tra l'altro questo qui appena la vede le scocca un bacio in fronte e preparatevi perché qui c'è l'ennesima cazzata. Allora, il saluto di Elettra prevede che l'uomo dia un bacio in fronte alla donna e la donna dia un bacio in fronte all'uomo. Se poi l'uomo è interessato fisicamente e sentimentalmente alla donna, le dà un altro bacio, quindi siamo a tre baci, e se la donna a sua volta ricambia questo interesse amoroso, gli deve dare un altro bacio. Ma che paese di rincoglioniti è questo? Cioè, il senso... Vabbè, il senso è che assistiamo ad un romanzo in cui per salutarsi si danno più baci che in un fotoromanzo praticamente. Comunque lui non solo ha la pettinatura di un pirla, ma è anche dipinto come l'eccentrico. Infatti chiama la principessa la svampita, la principessa Lulla Baila, e dice frasi assurde come: sembri l'unico calzino rosso in una lavatrice di vesti bianche. In breve, se non volessi indossare mutandine rosa, devo stare molto attento. Allora, innanzitutto questa frase non ha alcun senso logico, ma non mi stupisce, e secondariamente, Miriam, ripassino veloce della consecutio temporum, ok? Dai, puoi farcela. A questo punto, quando si incontra con questo tizio che è chiaramente un deficiente, iniziano un po' di pettegolezzi e lui le dice: si mormora che una creatura senza pietà e controllo si aggiri fra le ombre del castello. E lei: deve essere proprio una bestia senza pietà se riesce a renderti all'improvviso così serio. Non ho paura, ma chiunque metta piede alla Ovest perde la memoria. E le dice anche che questa bestia la chiamano l'ombra dall'occhio rosso. Ma siamo seri? Ma siamo seri? Non potevate scegliere un nome un tantino più enigmatico? Cioè, chi è che ha gli occhi rossi in questo libro? Forse i cyborg? E allora... E non fa uno più uno, perché lei è incapace di qualsiasi ragionamento sensato. Cioè, non, veramente nessuno capisce che chi vive nell'ala ovest è un cyborg. Vabbè, niente, andiamo avanti. Lei trova un altro bigliettino con un'altra frase di Shakespeare, tratta da Riccardo III, in cui si fa accenno ad una bestia immonda. Cosa ci dice questo bigliettino? Ci dice che lui la spia, perché praticamente come ha fatto a sapere che lei ha parlato di bestia, cioè ha parlato con Loom di questa bestia che vive, cioè come fa? Perché la spia, è chiaro. Allora lei decide di reagire questa volta, di rispondergli, lasciando sempre il biglietto sotto al cuscino. Tra parentesi, in un posto dove è proibito leggere e scrivere si trovano fogli, penne, così, vabbè, comunque andiamo avanti. Inizia.
Le frasi risuonano nella testa come un'incisione battuta dal cuore. Per cortesia, facile deve essere nascondersi dietro le citazioni più celebri, difficile è parlare della realtà. Io provo solo odio e disprezzo. Può rivelare a tutti la mia identità, perché a lei sembra che lui la stia ricattando in qualche modo. Peccato che lui non le abbia chiesto niente. Può rivelare a tutti la mia identità. Io, a differenza sua, non ho paura del mio vero nome. Sì, infatti ti sei presentata con il nome falso. So che esso può togliermi la vita, proprio come me l'ha donata quando ho messo piede al mondo. Il nome ti ha donato la vita, ma non importa. Cosa si cela invece dietro le sue iniziali? Cosa ha lei da perdere? Io non ho più niente se non un nome. Bellatrice Sparks. It's Britney, bitch. Consapevole della mia decisione, mi addormento con il presentimento che i miei incubi e i miei sogni possano piovere dalla testa al cuscino sotto forma di lettere. Raga, io non. Allora, notate come lo stia commentando, perché queste frasi sono talmente brutte, talmente ridicole, piene di retorica, fasulle, farlocche, stupide, che non c'è neanche bisogno di commentarle. Il tizio AE le manda un altro bigliettino, che noia proprio, in cui le dice che farà in modo di incontrarla quel giorno stesso. Quindi finalmente questo giorno si incontreranno. Meno male, perché voglio dire, sono passate ormai già un bel po' di pagine, ancora sto cyborg non l'abbiamo visto. Nel frattempo assistiamo ad un dialogo goffissimo tra il principe e la principessa, dove si intuisce che i regali appunto sono spiati da questi droni, che sono dei boccini, ve li descrivo così, sono dei boccini che svolazzano per tutto il palazzo e controllano la situazione, cioè sorvegliano lo stato di salute degli abitanti del palazzo. Poi vi dico perché questo stato di salute è importante, anche se al momento non si spiega e non ha alcun senso, e controllano ovviamente le conversazioni, cioè sono delle spie e dei cyborg praticamente. Allora, in questo dialogo fra principe e principessa si intuisce che devono trovare un'altra schiava per un personaggio misterioso che ovviamente noi già sappiamo chi è, ed è quello che abita l'ala ovest. Perché non vi ho detto che qualche pagina prima una ragazza che, guarda un po', era una schiava che era stata destinata all'ala ovest, aveva provato a scappare ed era stata catturata, sintomo del fatto che in questa ala ovest ci abita un personaggio terribile. Attenzione, perché poi quando si scopre che il personaggio che abita nell'ala ovest non è per niente terribile, perché ovviamente è il promesso sposo della nostra adorata, non si capisce perché questa ragazza ha provato a scappare. Cioè, in questo libro ci sono tantissimi buchi di trama. Vi prego di ricordarvi questa roba in cui all'inizio del romanzo si dipinge questo tizio come spaventoso e in realtà no. Vabbè, a questo punto vi riassumo un bel po' di cose che succedono. Allora, a corte viene organizzata una caccia nel bosco, però virtuale, quindi fatta con i visori, quelli della realtà aumentata. Ma non possono andare nel boschetto? No, in realtà virtuale, vabbè, ricchi, annoiati e scemi. Lei, che sta servendo da bere, perché lei fa un po' di tutto praticamente, lavora come elettricista, all'occasione serve da bere, l'autrice è confusissima sul ruolo di questa donna, comunque rompe una tazzina. Allora va in cucina a sostituire la tazza che ha rotto, però nell'ascensore incontra un cyborg. Noi sappiamo benissimo chi è questo cyborg, lei ormai avrebbe dovuto fare 2 più 2, ma invece è proprio nel sonno della mente. E viene descritto così: il cyborg ha la forma del viso quadrata, le labbra che poi a questo punto vi siete immaginati un robottino, no? Le labbra immobili gli danno un aspetto duro e il naso dritto e affilato rende il suo volto ancora più spietato, da fiutatore di pericoli. Da fiutatore di pericoli. Credo sia il cyborg più minaccioso che io abbia mai visto. Sulla sua testa si è creata una chiazza di capelli rasati color argento in contrasto con quelli biondi del lato sinistro. Cosa? Con tutta la buona volontà, cioè adesso il cyborg ha i capelli robotici? Stiamo scherzando, ma fai la parte che non hai capelli, cioè fallo calvo come Robocop, ma poi a che cazzo gli servono i capelli? Comunque la verve comica di questo libro è veramente incredibile. Comunque, quando l'ascensore si ferma, i nostri occhi si incontrano allo specchio, le pupille sembrano vive, ricambiano il mio sguardo come se mi vedessero davvero. I suoi occhi sono di un grigio scuro, della stessa profondità di una tempesta in arrivo. Per un attimo ho l'impressione che sia umano. Vabbè, perché ovviamente lui è umano, nel senso che gli altri cyborg sono dipinti come indifferenti, incapaci di vedere, proprio completamente apatici, mentre lui no.
Quindi già lei anche qui avrebbe potuto sviluppare qualcosa, no, nel suo cervellino, e invece nisba. Dopodiché, quando lei ritorna alla caccia virtuale, Aston arriva, dice che è in difficoltà perché in teoria lui sta facendo una gara con qualcun altro che non è ben chiaro chi sia, perché in questo libro veramente le spiegazioni sono optional, e dice che gli serve una mano e che vuole lei. Vuole che lei lo aiuti perché lei viene dal distretto di Spine e il distretto di Spine è famoso per la caccia. Ancora una volta, Hunger Games ulula da tutte le parti. Comunque, in realtà, solo gli uomini sono dei cacciatori al nido di spine, le donne invece fanno altro. Quindi lei non sa cacciare e lui, nonostante abbia saputo questa cosa, dice: vabbè, vieni lo stesso. Senso! Tra l'altro, al nido di spine sono tutti vegetariani, altra cosa che non ha senso perché se sei povero non è che ti puoi permettere di fare delle scelte alimentari, cioè voglio dire, se c'è la carne te mangi la carne, soprattutto se sei schiavo, voglio dire. E nel mentre però lui ci prova con lei, tra parentesi, se lui era così impressionato dalla sua bellezza, comunque dalla sua, perché non l'aveva scelta come schiava se ci voleva provare con lei? Proprio a caso, random domina supremo. Comunque lui ci prova con lei, lei non ci sta. Poi si vede un cyborg nell'ombra che ferisce Aston. E niente, vabbè, classica scena da libro di Melma dove c'è un tentato stupro e poi arriva il salvatore della patria. Quando riemergono, e ritornano insieme agli altri, lui pubblicamente, cioè lui Aston, il principe, stizzito dal fatto che non se l'è potuta fare, fa punire dai cyborg, quindi le fa fare delle ferite con gli occhi laser, e poi la condanna all'ala ovest, dice: qua non ci servi più come schiava, vai nell'ala ovest. E finalmente! E invece no, perché non si sa come nel pomeriggio lei continua a lavorare come elettricista con Loom. Ma perché? Cioè, sei stata bandita, vai nell'ala ovest direttamente. E invece no! Al cimitero di Elettra, non è che si chiama così perché è il cimitero della città intera, ma è il cimitero dei reali. E i reali si chiamano Elettra. Lo so, anche questa cosa non ha nessun senso perché è come se la regina d'Inghilterra si chiamasse Elisabetta London, praticamente, cioè non può avere lo stesso cognome della capitale, vabbè. Qui in questo cimitero lei vede una tomba. Tra l'altro, siccome è vietato leggere e scrivere, le tombe praticamente si creano degli ologrammi, dei messaggi vocali e quindi si legge ad alta voce il nome. Questa cosa non ha il minimo senso perché a questo punto ci doveva essere un coro praticamente che è manco l'antoniano e invece no. Comunque lei trova questa tomba dove c'è scritto Alec Elettra, cioè A-E, cioè le iniziali di quello che ti demanda i bigliettini. Ce la facciamo a fare uno più uno, per favore? No, no, perché questa cogliona non lo capisce, non lo capisce. Tra l'altro, nello stesso momento in cui lei vede questa tomba, si aggira tra cheat, tra i cespugli bucherellati, descrizioni incredibili, lei intravede un laser, cioè l'ombra dall'occhio rosso. Al che lei, invece di fare tutti i collegamenti insieme, riesce solo a capire che chi gli scrive i bigliettini sia l'ombra dall'occhio rosso, cioè non è che capisce che l'ombra dall'occhio rosso è un cyborg, ovviamente, perché l'occhio rosso è un cyborg, e che si chiama AE, cioè il tizio che ti scrive i bigliettini. Tra parentesi, testa di cazzo, se tu hai capito che l'ombra dall'occhio rosso è quello che ti scrive i bigliettini, dovresti anche capire che l'ombra dell'occhio rosso è AE, visto che l'hai appena visto. Vabbè, comunque, finalmente la preparano per andare nell'ala ovest e la vestono come Belle quando deve andare, cioè col vestito giallo. Tra l'altro, il senso di prepararla per andare a cena nell'ala ovest non c'è, non esiste, perché appena voi saprete la storia di questo cyborg che vive nell'ala ovest, vi chiederete perché ha perso così tanto tempo a scriverle i bigliettini, salvarla da queste situazioni, addirittura infighettarla per farla venire a cena. Cioè, se lui, cioè, se questa storia fosse stata realistica, il cyborg sarebbe dovuto far vedere subito e spiegarle subito tutta la sua storia. Invece no, stiamo perdendo un sacco di tempo con delle scene irrealistiche e che soprattutto non hanno nessun senso.
Senso. Vabbè, comunque, oltre ad infighettarla, le mettono degli occhiali che rendono invisibile il cyborg. Ripeto, altra cosa che non ha senso perché questo cyborg ha tutto l'interesse di farsi vedere immediatamente e di farsi aiutare da lei perché lui vuole il suo aiuto. Ora vediamo perché. Comunque, lei entra nell'ala ovest e inizia a servire la cena perché nel frattempo, insieme all'abito, le hanno anche dato la cena da portare appunto nel salone. Quest'ala ovest è tutta poco illuminata e l'unica cosa illuminata è il pavimento. Find logic perché ve lo giuro non è spiegata questa cosa. Vabbè, per atmosfera probabilmente. Lei inizia comunque a impiattare. E niente, aspetta che arrivi qualcuno. Alla fine arriva questo cyborg, anche se lei non lo vede perché gli occhiali lo rendono invisibile, e la invita a sedersi perché ceneranno insieme. Ci sono dei dialoghi che non hanno alcun rapporto causa-effetto. Per esempio, lui dice: mi è giunta voce che hai trasgredito agli ordini di Aston Elettra, cioè il principe. E lei: sì, e mi chiedo ancora quali regole io abbia esattamente infranto. E lui: nessuna, almeno per quanto mi riguarda. E lei: nessuna? Ho rifiutato le sue lusinghe e ho trasgredito agli ordini del futuro re. E dopo tutto questo voi dite che non ho infranto nessuna regola? Ma hai appena detto tu che ti chiedi quali regole tu abbia infranto, però poi le elenchi. E sono tutte così i dialoghi. Cioè, i dialoghi sono tipo una cosa e il contrario dell'altra, continuamente. Lui le chiede: perché non hai ancora toccato cibo? E lei: sono vegetariana. E lui: lo so, è tutta verdura. Scusate, ma non ha impiattato lei? Non si è accorta che cazzo metteva nel piatto? Vabbè, comunque si perde un sacco di tempo e non si dice niente di cose importanti. Tra l'altro, lui le dà un sacco di informazioni inutili perché lui dice: guarda che io e te ci siamo già visti oggi. E lei: quando? E lui: dai, pensaci, ci siamo visti. A parte che se vi siete già visti, mi spieghi cos'è sta pantomima che lei non ti può vedere? Cioè, find logic. Comunque lui dice: sono io che ti scrivevo le lettere intimidatorie. Ma dai, avevamo uniti i puntini da pagina 4. Ma il mio obiettivo non è conoscerti. Tra parentesi, poco prima le aveva detto: siamo qui per conoscere te. E vabbè, tutto il contrario di tutto, come dicevo prima. Il mio obiettivo è fare giustizia e capire quanto tu sappia sul mio conto. So che sei in contatto con loro. Ma loro chi? E reagisce così. La sua ultima frase mi è apparsa azzardata come un fruscio di lama vicino le orecchie. Come ho detto prima, io non commento. Sono io che ho aperto un varco nella trappola per liberarti. Sono io quello che ha attaccato sotto il tuo stivale il localizzatore con la scritta LOX. E sono io quello che ti ha inseguita finché non ti sei precipitata sopra il treno. Ma c'è un motivo per cui l'ho fatto. Cercavo tua madre, Odette Swat. Quindi lui le rivela, lasciamo perdere questa retorica nauseante, le rivela che sua madre è ancora viva. Dialoghi assurdi. Lei ovviamente dice: non è vero, mia madre è morta, l'ho visto succedere, bla 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 bla. Dopodiché si passa ad un altro argomento, perché ovviamente la notizia della madre ancora viva non è tanto saliente, non è tanto importante, quindi si passa a: chi sei tu? Domando. E lui: sono qualcosa di rotto che nessuno si è preso il disturbo di aggiustare. Vabbè, poi appunto too much information evidentemente per una sola serata e quindi si salutano. Ma come? Cioè, tu hai appena scoperto che tua madre è ancora viva, ti hanno detto che sei in contatto con la LOX perché si dice che la madre era a capo di questa organizzazione, però non si dice molto altro. Quindi uno dice: dimmi di più, perché, cosa, chi, quando, no? E invece no, si danno la buonanotte e c'è ancora quella pantomima dei baci. Però attenzione, attenzione, perché il cyborg, che dovrebbe essere apatico, no? Dovrebbe essere senza sentimenti, le dà due baci, il che significa che è interessato a lei. Vabbè, lei torna nella sua celletta. Anche in questo caso, sinceramente, non c'è alcun senso perché le schiave che finiscono nell'ala ovest dovrebbero rimanere nell'ala ovest. E invece no, lei torna nella sua celletta. Tra l'altro, torna pregando che ci sia qualcuno che l'aiuti a svestirsi e a struccarsi. Questa sarebbe la randagia, quella che fa la vita da nomade, la ribelle, no? Che vuole qualcuno che l'aiuti a togliersi l'eyeliner. Boh, tre scene inutili in cui c'è un blackout e le ragazze, cioè le altre schiave, non riescono ad uscire dalla cella che si apre con una tessera magnetica e loro non riescono. Vogliamo parlare di quanto faccia ridere il fatto che queste sarebbero prigioniere e hanno la tessera magnetica che apre la loro cella? Realismo, no?
non ha neanche più parole. Tra l'altro, lei la sera prima voleva qualcuno che la aiutasse a struccarsi e poi la mattina dopo sento la mancanza del nido di spine e delle secchiate d'acqua piovana sul viso che le aiutavano a svegliarsi. Fanculo, per favore, cioè qui hai tutti gli agi, sei pettinata, nutrita, pulita, però tu senti la mancanza degli spifferi e dell'acqua piovana? Ma posso dire vaffanculo? Posso dirlo? Sono autorizzata, credo. Vabbè, a questo punto si dice che questa è la nottata delle fiamme cadenti, che è una roba radioattiva che cade dal cielo e quindi loro devono stare tutti chiusi in casa, eccetera. Per tutta risposta, lei e Loom escono, però il giorno, non la sera, per comprare dei pannelli, una vaghezza totale, assoluta, pannelli che dovrebbero proteggere non si sa bene che cosa, tra l'altro, ma ci va lei a comprare i pannelli, ma non ci sono i manovali in questo posto, non ci sono gli operai che riparano le cose, no, ci va lei in giro per Elettra, non c'è mai stata, ci va lei. Vabbè, comunque, mentre sono in giro incontrano un cyborg che sta cercando di portarsi via un bambino e per far questo uccide i genitori. Cerca di portarsi via il bambino perché un drone, ha stabilito che il bambino non è in salute. Quindi si fa capire che i cyborg portino via le persone che non sono in salute perché non si sa, poi questo viene rivelato dopo. Allora, lei riconosce in questo cyborg suo fratello Ivan, un altro momento. Caramba, che sorpresa! Suo fratello, che in realtà è morto, cioè in realtà è vivo, però lei crede che sia morto e invece è diventato un cyborg. Guarda caso, suo fratello Ivan era malato, si era rotto le gambe e adesso è diventato un cyborg. Quindi facciamo uno più uno: che cosa fanno i droni? Scannerizzano le persone che non stanno bene di salute, i cyborg li prendono per fare che cosa? Per trasformarli in altri cyborg, no? A questo punto c'è una scena a bordellino che rinuncio a capire perché prima cercavo di capirle le scene d'azione, adesso invece ho completamente rinunciato anche a spiegarvele. E fatto sta, vi basti sapere che c'è panico, paura, e a questo punto arriva l'ombra rossa, ovvero Akon, come si chiama? Alec, che poi cazzo, tutti i protagonisti maschili degli Young Adult si chiamano Alec, il nome più improbabile di sempre, però negli Young Adult è pieno. Pieno. Comunque arriva Alec a salvarla e a portarla al sicuro. Ricordiamo che lei non sa che lui è Alec, cioè noi lo chiamiamo così per come abbiamo capito, cioè questo dovrebbe essere il colpone di scena, ma in realtà noi già lo sappiamo da eoni. E attenzione perché lei fa uno più uno e riconoscendo la voce, capisce che è l'ombra rossa, perché quello che non vi ho ancora detto è che lei non ha ancora capito che l'ombra rossa è un cyborg. Quindi, cioè, lei piano piano arriva alle cose, no? Quindi è scioccata dalla doppia rivelazione, perché ha capito che il fratello Ivan è ancora vivo ed è un cyborg, e ha capito che l'uomo con cui lei parla è un cyborg. E reagisce così: uccidimi ora. Un po' esagerato, direi, no? Bella Tris, mi dispiace che tu l'abbia scoperto così. E comunque non posso ucciderti perché ho ancora bisogno del tuo aiuto. E lei invece di chiedergli per fare che cosa, dice: e poi cosa farai? Mi cancellerai la memoria? Sì, ma è secondario, chiedigli che cosa vuole da te e facciamola finita, che sono passate 597 pagine. A questo punto partono dei pipponi incredibili da parte di entrambi. Quando qualcuno ferisce il tuo corpo hai due reazioni, la prima è il dolore, la seconda è sperare che finisca. Ogni ferita sulla mia pelle si è rimarginata con il passare del tempo, ma ne porta ancora oggi il segno. E fin da piccola, per esorcizzare il ricordo, ho iniziato a vedere le mie cicatrici come delle lettere, lettere scritte l'una dopo l'altra per formare una parola. Con il passare degli anni ho imparato a non leggere più la parola errore sulla mia schiena, ma oggi, quando osservo la mia pelle nuda allo specchio, io leggo la parola libertà, io leggo la parola testa di minchia. Ma il bello è, deve ancora venire, perché sentite l'acme, e ogni cicatrice sulla mia schiena è una piuma delle mie ali. Ma adesso, dico, sentendo un dolore profondo che sembra un precipizio al centro del petto, adesso ho visto l'inferno. Ho rivisto mio fratello vivo, ma privo di vita, e ho visto in lui un assassino, il volto di un mostro. Il mio respiro ritorna amaro tra le labbra, il respiro amaro. Santo Dio. Ora questa ferita non è visibile perché è dentro di me, ma ti sbagli perché dentro di te non c'è proprio niente. Soprattutto dentro la testa c'è un grandissimo vuoto. Io non la vedo, sempre la ferita, e non so più come guarirla. Adesso morire mi sembra la scelta migliore.
E per questo ti supplico, non farmi impazzire di dolore, uccidimi appena puoi, appena esaudirò ciò di cui hai bisogno. Ma di tuo fratello non te ne è mai fregato un cazzo, questa è la prima volta che la nomini. Cioè, solo nei tuoi incubi ogni tanto appariva, ma non la... cioè, chi cazzo è? Quindi lei gli chiede di ammazzarla e lui non dice nulla, ma credo di aver scalfito quegli occhi di pietra. Vabbè, nel frattempo attorno a loro l'apocalisse, quindi decidono di andarsene a casa, giustamente. Però nel frattempo inseguimento di Ivan. Don't Ask, veramente Don't Ask, e il seguimento di Ivan, altro delirio, altro badaboom cia cia, lei si rompe il braccio. Lei si rompe il braccio, allora vabbè, sviene come al solito e si ritrova nell'ala ovest perché lui l'ha riportata sana e salva a casetta. Si risveglia e attenzione a questa parte. Il cyborg mi ha fatto accomodare su una poltrona e sono rimasta sempre qui da quando siamo entrati. Rannicchio le mie gambe vicino al petto e il mio braccio infortunato è disteso sul braccio. Bianco, formazioni inutili. Mi è stato iniettato un siero che guarisce le fratture in meno di 8 ore. Ma come cazzo fai a saperlo? Non te l'ha detto lui? Non l'hai letto sull'etichetta perché ricordiamo che è vietato leggere e scrivere? Come lo sai? Ripeto, buchi di trama. La protagonista ha delle informazioni che non dovrebbe avere e la protagonista non chiede le informazioni che dovrebbe chiederle. Cioè, ormai sono passate un sacco di pagine da quando gli ha fatto la rivelazione su sua madre, la Lox, il fratello e ancora non sono state date delle spiegazioni chiare su sta cosa. Ma cazzo, ce la facciamo? Pronto? Ti svegli per favore? Vabbè, poi finalmente dopo una marea di dialoghi vuoti, perché qua per far accadere una cosa 500 pagine di minchiate praticamente, comunque è finalmente il momento delle rivelazioni. A proposito di dialoghi vuoti, praticamente lui le dà da bere acqua o qualche altro intruglio da una tazza, che è la tazza che le aveva fatto cadere il giorno della caccia virtuale e che lui ha recuperato per ripararla, perché lui le rivela che quel giorno che lei ha fatto cadere la tazza, che lei riconosce essere quella che lei aveva rotto, lui era il tipo nell'ascensore e a me qua sono cadute le braccia perché non mi ricordavo che ancora lei dovesse fare ancora quel collegamento perché lei è troppo stupida. Quindi ogni volta informazioni che noi diamo per scontate perché già le abbiamo capite vengono ribadite alla protagonista deficiente. Comunque, lui perché ha riparato la tazza? Perché tu credi di poter aggiustare le cose, ecco perché, e io credo che tu possa farlo. E quindi come gesto le ha riparato la tazza. Vabbè, e lui le rivela a questo punto la sua storia e dice che lui, ecco, ve la spiego io perché se dovessimo leggere potremmo stare qui 150 anni. Allora, lui le spiega che è il bambino ibernato nel cimitero, quello che lei ha visto, che poi in realtà ibernato non c'è nessuno, era una statua di cera fatta per far finta che lui fosse morto. Lui ha 10 anni, è uscito fuori dal palazzo. E purtroppo è uscito nel momento in cui c'era la tempesta di fiamme, insomma, quella roba radioattiva. Allora, una donna che poi si è scoperto essere no, nessuno perché è un personaggio inutile, stavo scherzando. Comunque, una donna l'ha salvato e l'ha portato, al castello. Per tutta risposta è stata ammazzata. Motivo? Inspiegabile. Forse hanno pensato che lei fosse la colpevole di aver trascinato fuori il bambino. Bastava aprire la bocca e dire: cioè, lui ha 10 anni, non ne ha due. Quindi è capace di parlare il bambino, bastava dire no, guarda, questa è la donna che mi ha aiutato e lei stessa poteva dire no, guardate che io l'ho riportato al castello. Invece no, inspiegabilmente viene fucilata, non si capisce per quale motivo. E niente, quindi morale della favola, lui dice: sono Alec Elettra, primogenito della mia generazione, fratello gemello di Lulabell Elettra, figlio attuale del re e della regina di Elettra, nonché futuro re. Sti cazzi, manco Daenerys Targaryen a questa spiegazione. Poi ricordo sempre la stronzata che il regno si chiama come i reali, cioè ridicolo. Comunque, dopo questa presentazione che mi sembra abbastanza chiara, visto che è ribadito 100 volte che lui appartiene alla famiglia reale, figlio del re, figlio del re, lei è così demente da chiedergli: Maston chi è per te? Scusami, ti ho appena detto che è il fratello gemello di Lulabell. Chi è per lui Aston? Forse l'altro suo fratello? Ma ce la facciamo? E lui parte con un pippone. Aston è il fratello che ho perso. Vedi quando l'odio avvelena ogni zanna. La mia nina. No, scusate, quella era un'altra cosa. La morte di un legame familiare è peggio della morte stessa. Vabbè, per tutto questo per dirci che ci ha litigato praticamente. Semplicemente Aston ha approfittato del fatto che lui era fuori dai giochi.
giochi per diventare il futuro re, perché in questo modo lui diventa il futuro re e non il fratello, cioè classica faida familiare. Comunque, perché lui è fuori dai giochi? Perché ovviamente qua le informazioni non è che vengono date con una logica, vengono dati a spizzichi e bocconi. Allora, lui praticamente si è scoperto, dopo l'uccisione della donna che l'ha salvato, si è scoperto che in realtà però non è rimasto immune alle radiazioni e ha contratto il cancro solare. Cancro solare che è incurabile. Di conseguenza l'unico modo per cercare di scampare la morte è quello di trasformarsi in un cyborg. Ma attenzione, perché qui c'è un momento emotional. Momento emotional che avviene così. Stringendo gli occhi per sbarrare la strada a un dolore incontenibile, posa un gomito sul bracciolo e appoggia il mento sul pugno meccanico. Rallenta il respiro nervoso. Allora, vogliamo parlare del fatto che lui dovrebbe essere un cyborg senza pietà, senza sentimenti? Anzi, questa dovrebbe essere la sua maledizione, cioè il fatto di essere diventato un cyborg, come la bestia è diventata la bestia, no? E invece si comporta come, non lo so, Dolores nel segreto. Addirittura il momento di poggiare il gomito sul bracciolo e il mento sul pugno meccanico, cioè questo momento solo e pensoso, cioè, stiamo scherzando, ma un attimo di costruzione del personaggio un po' più seria, un po' più logica? No. Vabbè, comunque a questo punto lui dice: la mia famiglia mi aveva nascosto dai droni per evitare che i droni lo trasformino in cyborg. Questa però è un'aggiunta che facciamo noi, perché lui dice solamente: la mia famiglia mi aveva nascosto dai droni. E ha fatto il funerale farlocco per far finta che fosse morto e in questo modo salvargli la vita e rinchiuderlo nella Ovest. Allora qua c'è un buco di trama gigante, perché una volta che uno ti ha detto questa cosa, però tu sai, lo vedi che lui è un cyborg, a questo punto dovresti dire: ma allora chi ti ha trasformato in cyborg? Cioè, la storia non è finita, cioè mancano dei pezzi enormi e lei non è che chiede: ma di che cazzo stai parlando? Perché la tua famiglia ti doveva nascondere? Cioè, voglio dire, perché la famiglia lo doveva nascondere quando ha saputo che aveva il cancro? Ok, noi possiamo ipotizzare che appunto non voleva che i droni scoprissero che lui fosse malato in modo da non trasformarlo in un cyborg, ma lei questa cosa non la sa. Cioè, queste sono tutte intuizioni che noi abbiamo, perché appunto sappiamo fare uno più uno, cosa che lei è incapace. Tant'è vero che la deficiente ancora a pagina 2000 chiede, cioè dopo tutta sta tiritera, lei chiede: quindi tu sei il primogenito, Alec Elettra. Cogliona, te l'ha detto poco fa, te l'ha detto 20 pagine fa. Sì, sono Alec Elettra. Tu sei Internet Explorer che arrivi dopo 158 anni alle cose? Vabbè, comunque, momento melodramma, perché lei, cioè decidono di andare a dormire. Ti danno la buonanotte, lei dormirà sulla poltrona e lui dormirà sul letto, perché lei non vuole dormire perché è un maschio, eccetera eccetera. Lei però fa i soliti incubi e poi si sveglia, rimbalzo sul materasso, quindi se ne deduce che lei è stata messa sul letto da qualcun altro, mentre lui infatti dorme sulla poltrona. Mi risveglio coperto da un lenzuolo color glicine, il mio busto è proteso in avanti, mentre Alec si trova seduto sulla poltrona al mio fianco. Allora, innanzitutto, cosa vuol dire il mio busto è proteso in avanti? Significa che ti sei messa seduta sul letto, però perché non dici mi sono seduta sul letto, perché il mio busto proteso in avanti non significa niente, sembra che tu debba raccogliere qualcosa. Cioè, ma Miriam, cosa, in che lingua scrivi? Cioè, che cosa ci vuoi comunicare? Forse pensi di essere più intellettuale scrivendo il mio busto è proteso in avanti anziché dire che è seduta sul letto? Non saprei dire. O forse vuoi dirci che la protagonista è gobba? Non capisco, cioè io non capisco veramente. Comunque Alec, quindi sulla poltrona, però ha spostato la poltrona in modo che sia vicino al letto. Motivi? Boh. E con una mano sul bordo del letto mi sfiora le dita. Il volto di Alec si fa più elegante quando dorme, non contrae la mascella, non ha quella rughetta che guizza tra le sopracciglia. C'ha 25 anni, questo qua, quale ruga. Vabbè, non finge di essere spietato. Osservo le sue labbra piene e mettere un respiro flebile nell'aria e mi chiedo se il cuore di un cyborg possa battere ancora. Io mi chiedo se ti si possa accendere una lampadina nel cervello una volta tanto, ma purtroppo è un desiderio irrealizzabile. Comunque questo momento ricorda un po' Jacopo Ortis, il momento in cui lui guarda dormire Teresa e le vuole toccare una tetta.
passa quel momento lì, infatti lei gli si appoggia praticamente sul torace, cioè gli tocca il petto per vedere sempre che se il cuore del cyborg batte. Lui ovviamente poi si sveglia, figurati merda peraltro, e lei invece si finge arrabbiata dicendo: perché mi hai spostato, perché mi hai toccato nel sonno e mi hai spostato dalla poltrona a letto? Sentite, ha iniziato a urlare nel sonno e per l'amore che provo verso i miei timpani ho deciso che sarebbe stato meglio spostarti. Allora, find logic, nel senso, se qualcuno sta urlando nel sonno, la vostra reazione qual è? Quella di svegliarlo e dirgli tutto a posto? E invece la sua reazione è quella di prenderla in braccio e portarla dalla poltrona a letto, come se cambiasse qualcosa. Cioè, se uno sta avendo un incubo, non è che lo sposti dalla poltrona a letto e cambia qualcosa. Anche qua, forzature, buchi, scemenze, unicamente messi lì per far sì che accadano certe cose. Comunque lui risponde alla sua curiosità sul cuore e dice: io non ho più un cuore, perché appunto avendo il cancro solare proprio al cuore, cioè mi hanno sostituito l'organo. E lei chiede: tu puoi provare sentimenti? Ma Cristo, ma sei una bambina di 8 anni che crede che i sentimenti vengono dal cuore? Cioè, ma ce la facciamo? Tra l'altro, lei domanda: tu puoi provare sentimenti? Lui dice: non credo. Ma con non credo cosa? Che è da tutto il libro che ti comporti come Giacomo Leopardi, però tu non provi sentimenti. Diamo un senso a quello che stiamo vedendo, a quello che stiamo facendo. Lui si comporta come, veramente come un adolescente in piena tempesta ormonale, pugni nel muro, momento deprex, momento innamorato, cioè lui ha 3000 emozioni diverse, però lui dice: non credo di provare sentimenti. Al che lei risponde, lei che è la stessa che gli ha fatto la domanda in the first place, risponde: Alec, il cuore è solo un pugno che batte sulla porta dell'anima per ricordarle di aprirsi. Comunque qua ve lo dico, siamo a livello di supercazzola di Obsidian, veramente. Non di Obsidian, di Shatter Me, scusate. Lei comunque, per giustificare questa frase forzata, visto che lui le dice sembra la frase di un romanzo, e lei allora prende, coglie la palla al balzo per rivelargli: sì, un giorno scriverò un libro. Beh, meno male che i cittadini di Elettra non sanno leggere, anzi gli è addirittura proibito, così si risparmiano sto scempio che scriverai. Tra l'altro anche qui si vede proprio la mancanza assoluta di coerenza, perché ma cosa fai dire ad una protagonista che vive in un mondo dove non è vietato leggere e scrivere: un giorno scriverò un libro? Ma che prospettiva di carriera è che non sa leggere nessuno? E poi lei lo rassicura: Alec, tu hai un'anima. Dichiaro, squarciando ancora una volta il silenzio con il coraggio, ma più che altro con la stupidità più assoluta, altro che coraggio, perché i cyborg non trasgrediscono le regole, non scrivono e non leggono, tu lo fai e per questo non sei un cyborg. In realtà la definizione di cyborg è un'altra, non è che la gente che non sa leggere non sa scrivere è un cyborg, cioè questo sillogismo, a questo sillogismo manca un pezzo. Vabbè, a questo punto lei trova un pugnale, non mi ricordo dove né quando, e pensa che lui la voglia uccidere. Ovviamente non ha senso, perché lui le ha fatto le confidenze e tra l'altro ricordiamoci che lui ha dato due baci, sintomo di interesse eccetera, perché dovrebbe ucciderti? Cioè effetto, causa effetto completamente inesistenti in questo libro. Vabbè, comunque lei si mette a curiosare e trova una stanza con dei macchinari e poi c'è un cuore umano sotto vetro, tipo la campana della rosa della Bella e la Bestia praticamente. E poi c'è un'incisione a marmo scritta sotto questo coso, sotto quel cuore: quando troverai la rosa del mondo, troverai la chiave del morbo. Lox Odette Swat. Allora, questa frase ve la spiego dopo, anche perché lì per lì lei non ha il tempo di rifletterci, vabbè, lei non ha neanche le capacità di rifletterci in realtà, perché arriva Pipom Pipom, come cavolo si chiama, Alec, e c'è la stessa scena della Bella e la Bestia quando Belle scopre la rosa, cioè lui si incazza di brutto, abbaia e lei scappa. A questo punto lei, invece di interrogarsi sulla madre, la Lox, perché Odette Swat è il nome della madre, cioè invece di fare dei collegamenti eccetera, fa degli incontri surreali. Allora, prima incontra la regina Esther e voi direte: chi minchia è? Fravi, nessuno, cioè non ha nessuna importanza, cioè lei è la regina della madre di Alec, e si incontra con lei per dirgli: ho saputo che salverai mio figlio, che lo aiuterai. Ancora non è ben chiaro, perché in tutto questo è da 150 pagine che ci dicono che Alec ha bisogno di lei
perché evidentemente pensa che lei abbia un collegamento con la madre che c'entra con tutto questo, ma non sappiamo per come, cioè non sappiamo come, cosa deve fare questa cristiana, non si capisce niente. Eppure tutti sembrano convinti che lei aiuterà il figlio. E quindi niente, incontro in ascensore con questa tizia, poi si incontra anche con la principessa che improvvisamente è diventata cordialissima, la adora, cioè quella così a così nel giro di 5 minuti, solo perché ha scoperto che potrà aiutare il figlio. Tra l'altro hanno anche appena litigato, peraltro. Ve l'ho detto che tutta questa parte è surreale. Ah, tra l'altro non vi ho detto che la regina Lullaby ha una tresca con Lum, l'elettricista, un trash assoluto, vengono scoperti insieme, poi si deve organizzare un ballo nei sotterranei, ma non c'è tempo per queste stronzate, bisogna agire. E nel frattempo arriva anche Aston, quindi proprio tutta la famiglia, tranne il padre, il re che è invisibile, Aston che la minaccia con un coltello, che tra parentesi si capisce che è lo stesso coltello che lei ha rubato a Cosino, ad Alec, che lui evidentemente le ruba e le dice di non aiutare il fratello perché è lui l'erede al trono, perché vuole fare lui il re e quindi minaccia lei e la sua famiglia che è rimasta al nido di spine, minaccia di uccidere la sua famiglia se lei continuerà, persevererà ad aiutare il fratello. Ricordiamo che questa qua non sta facendo assolutamente niente. Poi c'è un incontro con Alec che le spiega che il pugnale è importante e che va recuperato. A questo punto vanno nell'ala ovest e lui le spiega ancora, cioè le dà altri informazioni. Allora, e la mia domanda è: ma tutta sta storia non potevi dirgliela in un'unica soluzione la prima volta che l'hai vista? No, scene su scene su scene di dialoghi e cose che non hanno alcun senso quando lui poteva benissimo dirle tutto la prima volta che si sono visti. Anche questo giochino vedo non vedo, gli occhiali, non occhiali, ci incontriamo nell'ascensore, ma è tutto senza senso perché lui se aveva bisogno di lei, se aveva bisogno del suo aiuto, doveva dirglielo subito. Cosa sono questi giochetti, i bigliettini con le frasi di Shakespeare? Ma scusami, tu sei in pericolo, e adesso vediamo perché lui è in pericolo, e si mette a fare sti cosi? Ma no, no, senso. Comunque, preparatevi al delirio e poi siamo in conclusione perché il romanzo continua, ma cioè io ho finito di leggerlo e c'è da ridere, però purtroppo finisce qua. Prima di tutto perché verrebbe troppo lungo il video, ma soprattutto perché ci possiamo benissimo fermare qua perché io penso che il livello di minchiate raggiunto sia il massimo, cioè poi esplode YouTube praticamente. Allora, lui la conduce nell'ala ovest e gli dice queste cose. Il pugnale è un indizio che gli è stato consegnato dalla Lox. E per questo è importante. Allora, questa Lox chi è? Allora, lui finalmente gli spiega che i droni sono controllati da una società. I droni, quelli che controllano la salute delle persone, eccetera, eccetera, quelli da cui lui si è nascosto quando da bambino ha contratto la malattia. E questi droni sono controllati dalla Evaborg, che sarebbe una, appunto, una società che ha il controllo delle tecnologie necessarie per la produzione di elettricità una volta che il polo magnetico è stato invertito e insomma a seguito del blackout mondiale. E inoltre sono quelli che trasformano le persone in cyborg. L'organizzazione ha come scopo principale la produzione in serie di cyborg partendo da esseri umani che percepiscono come difettosi. Quindi loro prendono le persone malate e le trasformano, una cosa che noi già avevamo capito, infatti ve l'avevo già detto. Solo che la Evaborg non si limita a curare il cancro solare sostituendo le parti difettose con parti meccaniche, ma agisce anche sul sistema nervoso e di conseguenza altera la natura dell'essere umano. I corpi ibridi che oggi noi chiamiamo cyborg sono controllati dall'esterno e i cyborg non comprendono ciò che gli è stato fatto, cioè non capiscono di essere controllati perché gli scienziati riuscirono a condurre la mente del malato in una situazione di morte incosciente. Allora, innanzitutto forse volevi dire una morte cosciente, perché la morte incosciente che cazzo è? Sei morto morto? Cioè, morto 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 morto? Perché se sei morto è ovvio che sei incosciente, scusami. Comunque, conducono alla situazione di morte incosciente una morte manovrata dall'interno dai parassiti artificiali della Evaborg. Questi nuovi organismi ibridi furono mandati a combattere e a sottomettere le popolazioni durante la nuova notte. Ah, santo cielo. E parassiti artificiali che manovrano morti all'interno di cyborg? Ma che cazzo stiamo dicendo? Io penso che ci siamo un po' fatti prendere la mano, direi, eh? Per non parlare del fatto che lei ha un'osservazione intelligente da fare e dice:
Ma al nido di spine non ci sono droni che stabiliscono lo stato di salute della popolazione, al che arriva la cazzata più gigantesca che io abbia mai sentito. Lui come spiega? Come fa la Evaborg a identificare le persone malate dei vari distretti per prelevarle e farle diventare dei cyborg? La barriera di spine crea un campo elettromagnetico invisibile. Perché di solito invece i campi elettromagnetici sono visibili, no? Vabbè. Comunque, la barriera di spine crea questo campo elettromagnetico invisibile che è in grado di inviare segnali ai cyborg proprio come farebbe un radar su un pannello di controllo. Il campo è in grado di ricevere ogni trasmissione necessaria alla Evaborg, motivo per cui sanno quando l'elettricità viene attivata o agiscono quando qualcuno è malato o infortunato. Scusatemi, no? Allora, il campo elettromagnetico è un campo di forza, non serve per comunicare, non è internet che serve per comunicare informazioni. Tra l'altro, se posso anche arrivare con la fantasia a capire come fa il campo elettromagnetico a comunicare ai cyborg quando qualcuno attiva l'elettricità, che ricordiamo è illegale. Non capisco come fa il campo elettromagnetico a percepire le persone malate o infortunate. Ma non è, cioè, questa è una cosa che non ha nessun senso. Cioè, non lo so, il collegamento fra il campo elettromagnetico e uno che si taglia un dito, qual è? Comunque, a questo punto sorge spontanea una domanda. Se quelli che la Evaborg trasforma in cyborg diventano incoscienti, come mai tu invece sei cosciente? E lui le rivela finalmente che non è stata la Evaborg a trasformarlo in cyborg, anzi, lui si è nascosto dalla Evaborg, la sua famiglia l'ha nascosto, mentre è stata la Lox a trasformarmi. E Odette SWAT non era altro che la strega, ovvero il capo di questa organizzazione, la Lox. Comunque, a questo punto, per rendere il tutto più scenografico, lui la porta dove c'è il cuore e le fa leggere bene la scritta, perché ricordiamo, lei quando ha letto la scritta della madre non ci aveva capito una sega, e quindi vede che c'è questo rettangolo che segnala le date in rosso, questo rettangolo al plasma, proprio definito così, rettangolo al plasma, non schermo, no, rettangolo al plasma, ok? Che praticamente segna la data 12 settembre 2100 e poi la data del giorno, simbolo che praticamente gli manca quasi un anno e alla data fatidica, che sarebbe la data in cui lui morirà, o meglio, in cui lui si trasformerà completamente in robot, perché sentite qua che cazzata, praticamente al momento lui ha un cuore robotico. Questo cuore robotico è programmato in modo tale che ad ogni minuto che passa le vene d'acciaio inghiottono vene di carne e il mio sistema nervoso viene attraversato da programmi artificiali sempre più aggiornati. Quando questo cuore umano smetterà di battere, cioè fra quasi un anno, avrò perso per sempre l'occasione per tornare uomo, sarò totalmente un cyborg. Non puoi tornare umano. Ormai se hai delle parti sostituite da cyborg, cioè hai un braccio da cyborg, la faccia da cyborg, non è che puoi tornare indietro. Cioè, è una cosa stupidissima, è la cosa più stupida che io abbia mai sentito. Sapete cosa c'entra il cuore umano? Perché nel senso, ok, l'organo artificiale che ti mangia da dentro e ti trasforma in robot, posso pure con enorme fatica, ma posso pure accettarlo. Ma mi spiegate che c'entra l'organo umano che pompa, che continua a pompare, perché la LOX praticamente gli ha fornito questo macchinario che tiene in vita il cuore umano. Allora, a parte che assolutamente no, minimamente no, ma poi che cazzo ti serve? Cioè, mi volete far credere che sostituendo il cuore robotico e mettendoci il cuore umano, poi lui torna umano? Ma siamo nel fantasy qua, siamo nella follia. Cioè, se ha introdotto l'elemento tecnologico, devi mantenere l'elemento tecnologico, non è la fiaba del cappuccetto rosso. Ma comunque non è neanche questo il problema. Il punto è, perché la Lox ha fatto sta cosa? Praticamente la Lox, quando ha accettato di guarire il bambino, e ovviamente è stato il padre a chiederglielo perché il bambino aveva solo 10 anni, penso che non sapesse neanche cosa fosse un cyborg, ha ricattato la famiglia reale, la Lox, cioè ha chiesto al padre di allearsi con la Lox, anziché con la Evaborg, che
che sono i cattivi praticamente, in cambio della guarigione del figlio. Cioè, Odette ha reso la guarigione di questo tizio solo temporanea e quindi ha finto di salvargli la vita definitivamente, ma in realtà c'era, diciamo, una data di scadenza per questa cosa. Quando fanno questo ricatto, il nonno, perché sì, prima ho detto che è stato il padre, ma in realtà è stato il nonno, dice di no. Cioè, il nonno dice, guarda che a noi non ci conviene allearvi con voi, perché la Evaborg è molto più ricca di voi, è molto più brava di voi, e quindi a noi ci interessa più la Evaborg, quindi vuoi fare morire mio nipote, fallo morire, non ce ne frega un cazzo, cosa che non ha alcun senso, perché prima viene anche detto che questo qua, praticamente per guarire il nipote, aveva scalato montagne, attraversato gli oceani, anzi diviso le acque degli oceani, cioè aveva fatto di tutto, addirittura aveva fatto ammazzare tutti quelli che erano a conoscenza del segreto, cioè tu hai fatto di tutto e poi adesso te ne lavi le mani, quindi se ne deduce che lui è stato condannato a morte praticamente. Loro se ne disinteressano completamente fino a quando lui non compie 26 anni, quindi inspiegabilmente si aspetta una caterva di tempo, 16 anni praticamente, si rifà viva Odette portandogli questo macchinario con il cuore, il pugnale, che ve l'ho detto che dovrebbe essere utile a qualcosa, ma noi non sappiamo cosa, e anche sul finale non si capisce, non si capisce bene, e poi gli porta anche una foto, cioè la foto di, come si chiama lei? Acciderbolina, di Bellatrix. Gli porta una foto da Bellatrix da bambina e gli rivela che lui ha appunto questo periodo di tempo per trovare la ragazza. Lei è la chiave di tutto, cioè lei lo salverà, non si capisce come, poi deve tenere il pugnale perché il pugnale gli servirà, non si sa, non gli dice a cosa. E poi lui si deve ribellare alla sua famiglia, che praticamente l'ha condannato a morte, e unirsi alla Lox, che lo salverà, cioè lo ritrasformerà in un umano. Cambio repentino di inquadratura per dirvi che mi sono scordata che la madre dà a questo tizio, al cyborg, la foto di sua figlia, perché appunto deve trovarla, perché lei sarà la chiave per sciogliere il morbo, là, quella filastrocca penosa. Il punto è che lui le dice che è riuscita a trovarla al nido di spine grazie al tatuaggio. Vi ricordate che cosa vi ho detto all'inizio? Che quel tatuaggio ce l'ha chiunque al nido di spine? Ecco, cioè questa forse è la scemenza più assurda. Ci sono talmente tante cose che non hanno senso e che sono forzatissime che non so neanche da dove iniziare. Allora, innanzitutto, cosa c'entra questa ragazza? Allora, io capisco che sia la figlia di Odette, che sarebbe la dottoressa, la scienziata pazza che ha creato tutto questo, ma lei non sa niente, cioè lei non ha alcuna capacità, quindi non ha, cioè la sua è proprio la presenza più inutile all'interno del libro. Secondariamente, il fatto che la Lox si rifaccia viva dopo 16 anni utilizzando il ragazzo per portarlo dalla sua parte perché vogliono che lui sia il futuro re, anche questa cosa è ridicola, perché non puoi fare affidamento su una persona che hai ignorato per 16 anni, cioè aveva molto più senso che la Lox si facesse viva con questo ragazzo da adolescente, da piccolo, quando addirittura era solo, perché lui praticamente ha sempre vissuto nell'ala ovest, confinato al riparo da tutti. Addirittura viene anche detto che gli sono stati forniti degli strumenti per rendersi invisibile agli altri cyborg, perché ovviamente gli altri cyborg, ripeto, sono controllati dalla Evaborg, eccetera eccetera, quindi potevano benissimo allearsi con lui prima. Tra l'altro non ha nessun senso il ruolo della madre, perché scusate, tutta la sua famiglia praticamente sono un pugno di poveracci che vivono nella miseria più nera, nel frattempo lei si scopre che è il capo dei capi dell'organizzazione più forte del mondo. E poi anche qui, cioè la diatriba fra Evaborg e Lox è stupidissima, perché si capisce che sono altrettanto, cioè sono tutte e due potentissime, quindi che la Lox siano un pugno di sfigati che ha bisogno, che ripone tutte le loro speranze in un principe e in una deficiente come quella lì, come Bellatrix, che non sa niente, vive nella nebbia, è assurdo. Cioè questi hanno tecnologie allucinanti, praticamente sembrano onnipotenti, però fanno affidamento su due ragazzetti? Cioè, ragazzi, ma per favore! Poi la chiudiamo qua, perché veramente questo è proprio il climax di stupidità. Però in realtà succedono molte altre cose, perché poi si scopre che Lumière là, è un agente della Lox e c'ha le braccia robotiche che si trasformano in dei candelabri. Cioè, trash totale e assoluto. Vi dico soltanto che in questo famoso tatuaggio di questa ragazza c'è un...
come possiamo chiamarlo, un localizzatore, una riccia trasmittente inserito proprio all'interno al centro della rosa tatuata. Allora lui, il cyborg, per intuito evidentemente divino, per una illuminazione, decide di premerglielo. A questo punto si scopre che questo localizzatore in realtà non è un semplice segnale, ecco, destinato alla LOX, ma è proprio una tecnologia avanzata, che permette di mettersi in contatto con l'inconscio. Stiamo molto calmi, con l'inconscio della ragazza, e addirittura ovviamente permette ovviamente il fatto che la madre la contatti attraverso sempre il suo inconscio. E si scopre che quegli incubi che lei aveva continuamente e i falsi ricordi della morte della madre, eccetera, le sono stati instillati dentro la mente un po' alla Inception. E niente, ragazzi, io direi che la possiamo chiudere qua, con il sensore che permette di comunicare all'inconscio, perché non c'è nient'altro da dire dopo questa cosa. E insomma fa schifo, ve lo consiglio se volete farvi quattro risate, ma secondo me è piuttosto lungo per adempiere a questo dovere appieno. E nulla ragazzi, grazie mille per essere arrivati fino in fondo, spero di non avervi annoiato troppo, anche se penso che questo sarà il video del libro di Melma più lungo della storia. Come sempre, un bacione a voi e alla vostra mamma, trovate qui sotto tutti i link di affiliazione se volete sostenere il canale, la mia pagina Ko-fi. Buon Natale, perché questo era il vostro regalo di Natale, e nulla, ci vediamo al prossimo video. Ciao!